Se ci riesco, perché bisogna spingere un pochino di più. Io faccio lo stesso esercizio, ma poi in arca cambio e arrivo con l'altro piede. Beh, capito cosa faccio? Avete visto cosa ho fatto? Adesso io stacco e arrivo avanti con il piede dell'altro, cioè con la gamba libera. Adesso in aria faccio questo, poi devo cambiare in volo ed arrivare con la gamba di stacco avanti. E sto facendo, oltre che agli esercizi di stacco, delle esercitazioni che mi insegnano al ragazzino a fare che cosa? I passi in aria. Poi più è lunga la parabola, il ragazzino farà più passi in aria. Andrew ne fa 3,5, Formichetti ne fa 2,5, il nostro bambino farà solo questo passo. Che è già una cosa, bravo. Allora, chi se la sente prova, chi non se la sente rifà il vecchio esercizio. Giovane, io ne faccio almeno 4. Chi fa la pipista? Vai Andrea. Occhio, e noi vediamo se riesce a fare bene. Grandissimo Andrea, bravo. Avete visto già come si vede l'embrione del salto in lungo? Avete visto Andrea? Ha staccato, ha fatto questo per passi in aria. Andrea. Bravo. Bravo, vedi, ti ho insultato prima, adesso l'ha fatto molto bene. Brava, brava. Ma vedete ragazzi che quando non parla di vicino qua? Allora voi immaginate di andare nella vostra scuola, o di andare nella vostra società con le ragazzine e poi comincia a fumare, ma è impazzito. Vediamo così. Naturalmente la pupa deve essere schianata, ogni volta lo viene pianata. Però si diverte. Sono esercitazioni tecniche dove la cosa più importante non è l'aspetto della forza, che poi si migliora facendolo con l'arto destro, è la coordinazione. E con i giovani la coordinazione è la prima cosa. Andiamo, proviamo. Poi vi faccio fare l'ultimo esercizio e abbiamo finito. Anzi, prima finiamo con... Bravissimo! Ma vedete come lo state facendo tutti? Oh, da là si vede, no? Avete fatto mai questi esercizi? No. Però abbiamo fatto una buona progressione didattica prima per arrivarci. Se io vi mettevo subito all'inizio a fare queste cose, poi vi guardavate e dicevo, prof, ma che vuoi? Che ci stai facendo fa? Invece adesso sapete che significa successivo, misto, alternato. Prova. Troppo piano. Sì, va bene, lui lo fa molto controllato perché riesce ad avere una buona fase di stacco. Provare, provare ragazzi, provare. Chi vuole provare, non è obbligatorio. Lui che cosa ha fatto? Ha pensato solo al movimento delle gambe senza pensare allo stacco. Chiaro che io è quello che dico al ragazzo, voi siete tutti ragazzi per me. Quindi pensa di più all'azione di stacco e meno all'azione del movimento delle gambe. Quello viene dopo. Bravissima, Antonietta, sei pronto per farlo vedere a scuola? Ok. Questo è perfetto, ti metti lì, la tagli, fai il cambio in aria e i bambini impazziscono. Andiamo. Piano tu, Piano, stai concentrata. Oh, cambio, brava. Arrivi un po' prima, non dovresti arrivare contemporaneamente. Tu arrivi prima. Io sono messa male quest'altro. Non ti preoccupare, lo fai. Andiamo, chi vuole provare? Non allungate la rincorsa perché non vi salva la vita, partite sempre da lì. Non è la rim bene, con l'arto libero sei partito però con la gamba distesa, parti con la gamba piegata. Piano, piano. Bravissima, perfetto. Arriva prima con le ginocchia giù. Sì, perché fai più scelte. Bravo, bravo, bravo. Dai, chi doveva dirti che oltre 10 fila c'erano tutti questi giochini? Bravissima. Hai visto come hai fatto bene? Stai attenta quando sta. Vai, cambio, e tu addirittura ne hai fatti 3 adesso. Hai fatto 1, 2, 3, tu stai sempre una avanti. Sei over. Così fa, Ste, se me lo fai, Ste, mi faccio 2 giri di campo di corsa. Grandissimo, ci hai provato. Stefano, 2 giri di campo. Cosa ti manca? 2 giri di campo. Sei arrivato qui, l'hai beccato, guarda, qui l'hai beccato. Tempo di riportarlo un pochino avanti e ci sei. E lo so, ma però attenzione, non è una questione coordinativa, Ste, è solo che c'è un po' di mancanza di forza, non è la questione di coordinazione. Perché non ti è bastato il tempo di volo per riportare avanti la gamba di stacco. Capito? Fatto tutti? Ehi là, Islam, arrivati in fondo. Eccolo lì, vedete Isla com'è? Vabbè, già forte. Penetration? Penetration. Grandissimi. Ragazzi, arrivate a terra però, non arrivate in piedi. Questo non dovete arrivare in piedi, dovete arrivare a terra. Arrivare a terra, così. Le quattro cose. Adesso questo non lo fanno tutti.
Ho capito bene che sei di Tortoli o della Nusei? Parlando della sua tavola, quindi lo stesso esercizio, non in arrivo Telemann, ma arrivo come se fosse un fatto.